Sono Fausto, siamo a Perugia, nella locanda del Bartoccio. La locanda del Bartoccio nasce 2 anni fa, nasce con l'intento di riportare la cucina tradizionale umbra a Perugia. Noi facciamo prevalentemente una cucina tipica, con una riscoperta di ricette anche che sono state perse nel tempo, sono state perse. Si diceva appunto la riscoperta dei piatti più antichi, cioè parliamo sempre con occhio alla stagionalità del prodotto. In questo periodo parliamo di scafata, che è la famosa minestra di fave, guanciale, carciofi e bietola. Parliamo del torrello alla perugina, anche questo è un piatto poco conosciuto perché si è perso un po' nel tempo. Parliamo del rancetto, che è una matriciana alla maniera umbra, fatta in maniera come si fa a Perugia, insomma, sono piatti della tradizione che sicuramente richiedono molto tempo per la preparazione, ma che incontrano il favore della gente che non ha smesso di cucinare proprio per il tempo che ci vuole, insomma, per realizzarli. La nostra ricetta, i cappellacci già sono stati realizzati. Per realizzare il cappellaccio semplicemente prendiamo la bufala, la mettiamo a scolare perché sennò eventualmente ci si bagnerebbe troppo la pasta. E formiamo dei cappellacci normalissimi, il ripieno è appunto una bufala, una buona bufala. Nello stesso tempo partiamo da un buonissimo Montefalco Sagrantino, in questo caso stiamo usando un colsanto. Prendiamo il nostro tegame e andiamo a mettere tutti gli aromi, rosmarino, salvia, alloro, mettiamo anche come se fosse un brodo della carota, del sedano, lo scalogno, ginepro, mettiamo, poi aromatizziamo con i chiodi di garofano, un poco di questa qui è cannella, un poco di cannella, un pizzico di noce moscata e andiamo a versare il nostro sagrantino colsanto. Voilà, noi, il nostro preparato sarà pronto nel momento in cui si ridurrà per la metà. Andiamo a mettere sul fuoco, portiamo a bollore, portiamo, e lo facciamo appunto, come dicevo prima, ridurre la metà. Poi filtreremo tutto quanto, filtreremo e avremo pronta la nostra salsa. A fine cottura, per stemperare l'aspro che rimane del vino che è evaporato, aggiungiamo un cucchiaino di miele millefiori, o comunque sia quello che uno ha a portata di mano, cucchiaino e mezzo, a seconda della quantità della salsa. Prendiamo la nostra padella, filo d'olio e andiamo a mettere sul fuoco. Lasciamo scaldare la padella con l'olio, lasciamo scaldare. Prendiamo la nostra salsiccia umbra, che come dicevo prima, unica nel nostro genere, questa ovviamente è una salsiccia umbra già spellata e utilizziamo la pasta di salsiccia, oppure si trova tranquillamente pasta di salsicce già pronta, si trova. L'olio è bello caldo, andiamo a inserire la nostra salsiccia, ecco, cerchiamo di briciolarla più possibile, anche se prima già è stato fatto. Facciamo la rosolatura della salsiccia. In questo momento la nostra salsiccia rosolata, aggiungiamo a fine cottura la salsa che è già pronta, aggiungiamo e finiamo la cottura della salsiccia. Ecco qua la nostra salsa di Sagrantino. Niente, a questo punto non ci rimane che la pasta bolle e l'acqua bolle e la pasta deve andare in pentola. Ecco i nostri cappellacci.
questi affondano appena tornano a galla, come gnocchi, vuol dire che sono pronti. I nostri cappellacci sono pronti, cotti, sono tornati a galla e niente, andiamo a spadellarli con la nostra salsa e la nostra salsiccia. Aggiungiamo un pecorino nostrano, spadelliamo e siamo pronti. Facciamo ritirare un attimino la salsa e siamo pronti per impiattare i nostri cappellacci al sagrantino e salsiccia. E ecco qua. Aggiungiamo alla fine un generoso pecorino nostrano e il nostro cappellaccio è pronto. E il nostro cappellaccio è pronto e buon appetito a tutti. Grazie.